Oggi è il giorno dei rider, oggi è un giorno di lotta e di organizzazione. Sono qui con noi, insieme al sindacato USB, tanti rider di Milano, uniti da un solo problema, che mancano i salari dignitosi, mancano i diritti che rendono il lavoro un lavoro degno, mancano le tutele, perché questi ragazzi vanno in giro con la pioggia e con il sole, con la neve e con il caldo torrido, a rischio di incidenti, senza la garanzia di un mezzo aziendale per sostituire il proprio se si rompe, senza la garanzia di uno starting point, di punti di ritrovo al coperto, con le docce dove potersi cambiare. Questi ragazzi stanno ad aspettare le consegne con il caldo e con il gelo, e le aziende, il Comune di Milano, la Regione di Milano, la Regione Lombardia guardano e non fanno niente. E oggi è il momento di agire. Oggi siamo in sciopero USB insieme ai rider milanesi per dire una cosa: deve essere aperto un tavolo cittadino per salvaguardare le condizioni dei rider, che nessuno si volti dall'altra parte. Non Asso Delivery, non il Comune, non la Regione, sono tutti coinvolti, e noi oggi vogliamo aprire una nuova fase per i rider. Take our flags, because our flag is our symbol. USB for us is not only a trade union. Io credo che la guerra è una guerra che questi ragazzi, questi uomini, queste persone ogni giorno vivono qui in Italia. Non avendo diritti e guadagnando, se va bene, 2 euro ogni 5 chilometri. Quindi bisogna correre per consegnare, bisogna correre per mangiare, forse alla fine di questa corsa riescono a portare a casa 40 euro. Ora, questi 40 euro non sono neanche tutti in tasca che si mettono, perché poi chiaramente i mezzi si consumano, gli infortuni possono accadere, la malattia è dietro l'angolo. Quindi io credo che le guerre non sono solo quelle che si fanno con le armi, ma le guerre sono quelle anche fatte agli esseri umani.